oggi vi parlo di un materiale davvero davvero interessante. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi, come avrete desunto dal titolo, parleremo del trasferimento di immagine tramite un foglio che ho comprato e che promette appunto di trasferire l'immagine stampando su questi fogli con stampante a getto d'inchiostro. Ma prima di parlarvi di questo ho due cose da dirvi. Innanzitutto guardate tutto il video perché alla fine ci sarà il sorteggio delle perline di perlinedastirare.it, gli amabiz insomma, quindi scoprirete chi è finalmente il vincitore. Anzi, scusatemi per il ritardo, ma è stato un periodo abbastanza concitato questo e lo è tuttora, quindi sono un po' in affannoso ritardo con la programmazione del canale. Molto spesso mi chiedete di avvisarvi quando organizzo dei corsi live dal vivo. Bene, molto presto ci sarà un mio workshop organizzato da Etna Ingegnuosa, che è una associazione culturale molto attiva nel catanese, e sarà in un posto bellissimo, la Badia di Sant'Agata, che è una chiesa stupenda posta al centro storico di Catania, dalla cui terrazza si gode una vista spettacolare, e sarà proprio lì che noi faremo questo workshop il 18 e il 19 settembre dalle 9 alle 12 del mattino. Le condizioni per partecipare al workshop, la cui organizzazione non mi sto occupando io ma appunto l'associazione di cui ho parlato, ve le lascio qua sotto nel link, in un link che troverete nel box informazioni. Questo workshop si chiamerà Gocce di Catania e l'ho voluto chiamare così perché la tematica è proprio l'acqua. Quindi ruberemo scorci dalla città in cui sarà svolto il workshop, che appunto è Catania, e li trasferiremo in acquerello. Nel link trovate anche il programma della 2 giorni di acquerello con me. Se siete interessati, io vi aspetto tutti a braccia aperte, se no non ci fa niente, volevo solamente dirvelo per avvisarvi che sto per fare questa cosa, e se vi fa piacere sono lì. Allora, torniamo a noi. Come vi dicevo, ho trovato in un negozio di belle arti di Catania questo foglio che si chiama Create and Print. In pratica questa confezione, che costa 2,30 euro, contiene 2 fogli formato A4 su cui bisogna stampare con stampante a getto d'inchiostro, quindi con il ferro da stiro, guardate, fogli semplicissimi così, con il ferro da stiro poi si andrà ad adagiare il foglio sul supporto su cui vorrete trasferire l'immagine, e quindi stirando questa immagine si trasferirà al vostro capo di abbigliamento, al cuscino che vorrete decorare o al lenzuolo che vorrete particolareggiare. Insomma, potrete fare veramente tutto quello che vi pare in maniera molto semplice. Io l'ho immaginato in questo caso per trasferire su una maglietta il logo di Arte per te. A me è sembrata un'idea carina e ho voluto vedere come funziona. Lo sto provando per la prima volta con voi, quindi spostiamoci sul piano da lavoro e vediamo se questo foglietto fa la magia che promette. Adesso con la stampante stampiamo il nostro file speculare sulla carta che abbiamo già messo in stampante. Procediamo pure. Fantastico, ed ecco qui, fai vedere Gabri, la nostra carta stampata. Ora con questo noi andremo a stirare sulla nostra maglietta. Ed eccoci pronti per provare il nostro Create and Print della Avery. Allora, prendete una maglietta chiara, io la userò bianca, ma credo che è fino a crema. Le magliette con i toni chiari ce la faccio sempre a prenderli, e vi faccio vedere la differenza di tono che c'è tra la carta e la maglietta, quindi capirete bene che il bianco verrà sporcato anche da questo colore. Tagliate di conseguenza il margine molto molto bene. Allora, preparate il vostro asse da stiro con un telo sotto. Io ho messo una bella asciugamani di spugna in modo da ammorbidire il piano da lavoro. Quindi stendete la vostra maglietta e date una bottina di ferro in modo da eliminare una qualunque grinza ci sia nel posto dove volete mettere il vostro soggetto. E ritagliamo molto vicini, ma non proprio accavallati, i bordi.
Stondate leggermente gli angoli perché con il ferro potrebbero accartocciarsi con lo stiraggio, quindi stondateli sempre un po'. Arrivati a questo punto, posizionate la vostra immagine che, mi raccomando, avrete stampato in maniera speculare. Quindi questo lo vedete così, ma poi stampato verrà col pennello dall'altra parte, come il logo appunto di Arte per Te. Poggiamo dove vogliamo che il nostro logo stia e io approssimativamente faccio così, e la mia cartina, diciamo che la mia immagine, può essere vista come un quarto di foglia 4, quindi il tempo di pressione si aggira sui 45 secondi, il tempo di pressione del ferro. Se fosse un'immagine da metà foglio a 4, il tempo di pressione del ferro dovrebbe essere 90 secondi, se fosse un'intera immagine a 4, il tempo di pressione dovrebbe essere 3 minuti. Ma la cosa importante è come fare pressione. Prendere il ferro ben caldo, ma non usare la funzione a vapore, quindi usatelo a secco, e cominciate a fare molta pressione e contestualmente piccoli movimenti che vadano da destra verso sinistra. Ok, pressate e continuate così per una ventina di secondi. Io lo farò per circa 25 secondi. Schiacciando sempre con molta forza e insistendo molto bene sugli angoli. Fatto questo, faccio la stessa operazione così dall'alto verso il basso, quindi in verticale prima e in orizzontale poi. Ok, basta, perché se no brucio anche la maglietta, infatti un po' l'ho ingiallita, ma non importa, poi si lava. Dopodiché adesso facciamo raffreddare la maglietta, quindi solleviamola dal piano di stiratura e sventoliamola ben bene. Qualunque difetto di stampa si vedrà sul vostro stampato, ovviamente, quindi se la stampa sgrana sul foglio o se la vostra stampante a getto d'inchiostro fa qualche macchia, quella poi, se la riportate col ferro da stiro, verrà anche sulla maglietta, ma questo è ovvio. La maglietta è fresca, vediamo se si rimuove lo stickers. Piano piano, senza fare l'effetto ceretta così verso l'alto, ma piegate il lembo su se stesso e piano piano staccate la cartina posteriore. E voilà! La prima maglietta di Arte per Te è fatta! Guardate, anzi è la seconda, ma diciamo che è la prima. Guardate che carina! Guardate che bella! Ma non è bellissima? È troppo troppo bella, è venuto troppo troppo bene questo disegno e tra l'altro pensate a quante cose potreste fare. Non è fantastico? Adesso io metterò anche la scritta Arte per Te. Poi metterò la mia firma con una penna, magari della Pentel, per una penna della Pentel, quelle per i tessuti, e un fortunato di voi potrà ricevere la maglietta di Arte per Te, una tiratura limitatissima, diciamo che è la maglietta numero uno e unica che metto in palio per voi e che potrete vedere finita e completa su Instagram. Lasciate un commento qua sotto per riceverla e ditemi cosa ne pensate di questo prodotto che tra l'altro non è in collaborazione con Arte per Te e il brand, perché appunto non sanno nemmeno che io stia facendo questo video, ed si chiama Create and Print della Avery. Questo l'ho comprato io, si compra nei negozi di belle arti e, come vi dicevo, esiste per le magliette nere, esiste per fare anche esistono le etichette, vabbè, ma questo non interessa poco, ma esiste per la pelle e per le tazze di ceramica e per le etichette dei vini. Quindi se questo foglio magico vi piace, mettete un pollice in su a questo video e soprattutto pensate a cosa potreste fare con questo prodotto. Credo che sia un video utile perché vi fa vedere nel modo più semplice possibile e più anche economico, perché due fogli costano 2 euro, quindi con 1 euro è il modo più semplice possibile per trasferire un'immagine. Venite con me di là, che ho ancora qualcosina da dirvi, e abbiamo anche da sorteggiare gli Amabits del perlinedastirare.it. Quindi avete visto che bello il risultato? Bene, basta una stampante d'inchiostro, un foglio di questo e la vostra creatività, ed il gioco è fatto. Ve lo consiglio? Sì, ma attenzione, io non ho ancora provato i lavaggi. Col tempo, guardate sempre qua sotto nel box informazioni, per
perché vi lascerò l'andamento appunto del capo che ho creato e vi dirò appunto se sbiadisce oppure no. Sebbene per 2,30 euro l'esperimento si può anche fare, voglio dire, male che vada, sfoggiate 2-3 volte una maglietta che poi magari userete per casa. Io ho provato con quest'animo, se vi va. Spero che questo video vi sia piaciuto. Voi spesso mi chiedete come trasferire le immagini. Questo mi è sembrato il metodo sicuramente più economico e veloce e alla portata di tutti. Se il video vi è piaciuto, trasferitemi col ferro da stiro un bel pollice in su. Io vi aspetto sempre 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 su Due Cuori Una Cappa e su Ombretta. E adesso non cambiate canale, rimanete qui perché passiamo subito a vedere chi ha vinto gli Amabiz di perline.it. vi mando un grande bacio e vi rimando al prossimo video. Da Ombretta e d'arte per te è tutto, e voi rimanete a guardare chi ha vinto il sorteggio. Ciao! Buon pomeriggio, eccoci pronti per sorteggiare le Amabiz originali di perline.it. Ho già eliminato i commenti fuori tempo massimo, li ho già sistemati dal più recente al meno recente, potete vederlo qui, e in tutto sono 131 commenti. Useremo random.org, selezioneremo quindi il numero da sorteggiare, 1 su 131, e clicchiamo su genera e vediamo chi è il vincitore, il numero 21. Andiamo a vedere subito chi è, contiamoli insieme. Allora, dico subito che se c'è qualche mia risposta nel mezzo la salterò a pie pari, quindi un commento, 1, 2, 3, 4, ecco, punto mio, lo salto, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Sono proprio bellissimi, vince il sorteggio ed è Donatella Iannone. Donatella, mandami il tuo recapito, perché la numero 21 sei proprio tu. Quindi mandami il tuo indirizzo in posta privata, ovviamente, e io ti recapiterò le Amabiz originali del sito perline.it. Per tutti gli altri non vi preoccupate, perché tanto ci saranno prestissimo altri bellissimi sorteggi su Arte per Te. E intanto grazie per aver partecipato e noi ci vediamo presto. Ciao!